Amici di Vivi Mazzara, buonasera e benvenuti a questo appuntamento di colloquio, di incontro con l'assessore ai lavori pubblici Michele Reina. Buonasera Buonasera, Michele. buonasera. Allora, ci ritroviamo qua dopo la stagione estiva, no? E io so che nella tua delega, in una delle tue deleghe, no? Soprattutto quella dei lavori pubblici, quest'estate, insomma, siete stati tanto impegnati. Per cui vogliamo fare innanzitutto un resoconto dell'estate a Mazara per quanto riguarda le strade asfaltate, non asfaltate. Sappiamo che ci sono state varie lamentele per quanto riguarda la La via via Bessarione. Bessarione, la zona Trasmazzaro. Ecco, facciamo un po' un resoconto della situazione. Sì, intanto buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, l'estate ci ha visto veramente impegnati a 360 gradi. Per quanto riguarda il problema della via Bessarione, ahimè, lo abbiamo più volte ripetuto. Che è ancora un cantiere della ditta che sta facendo, delle ditte che stanno facendo la messa in opera della rete fognaria della zona di Tonnarella. Fino a quando non sarà terminata l'opera, noi non possiamo intervenire perché in questo momento è consegnata a loro, al commissario in questo caso, commissario straordinario. Noi stiamo lavorando per quando finiranno i lavori della fognatura. Sinceramente, per riportare quella strada alla normale sicurezza, cioè significa riportare il manto stradale, un manto stradale decente. L'impegno economico è piuttosto forte, però anche da parte nostra c'è un impegno forte a trovare le somme affinché questa opera venga fatta prima possibile. Ripeto, però, dopo la consegna dei lavori, quando sarà completata l'opera. Perciò i cittadini mazzaresi sotto questo aspetto hanno presentato, chiediamo un ulteriore periodo di pazienza per poi poterla, quando finirà l'opera, poterla Ecco, sappiamo definitivamente già, abbiamo asfaltare. una tempistica di No, consegna dei lavori. attendiamo la consegna dei lavori. C'è stata una sospensione dei lavori del periodo estivo che abbiamo chiesto noi proprio per alleggerire quella zona che è prettamente estiva del traffico per quanto riguarda i lavori in corso. Perché non era il caso di lavorare quando c'erano quella zona strapiena di bagnanti, di turisti e di villeggianti. Questa sospensione comporta un ritardo nel completamento dell'opera, però andava fatto perché era impensabile lavorare in quelle condizioni. Quando l'opera sarà finita, noi cercheremo di intervenire prima possibile per la risoluzione del problema. L'impegno economico è piuttosto esoso perché per andare a ricoprire come tappetino di asfalto dal semaforo di via Mario Fani al semaforo di via del Mare siamo circa sul mezzo milione di euro. Per farla tutta la via Bessarione oltrepassiamo gli 850 mila euro. È un impegno economico non di poco conto, non ce lo possiamo permettere perché nelle casse non abbiamo queste somme, però stiamo lavorando per riuscire a trovare un'altra soluzione. È prematuro dirla, però ci stiamo lavorando. Anche il sindaco, nella intervista che abbiamo fatto la scorsa settimana, diciamo, ha dato molto ottimismo alla realizzazione di questo asfalto nella via Bessarione, no? Per lungo tutta la strada, anche se sappiamo che le cifre sono esose. Ovviamente c'è la volontà dell'amministrazione comunale di intervenire. Assolutamente, noi speriamo francamente di non passare un'altra estate. Non do periodi, ma un'altra estate con quella strada in quelle condizioni, speriamo sicuramente di non farla. L'impegno nostro è forte per questo e staremo a vedere insomma quello che uscirà a breve. Qual è lo stato attuale delle buche nelle arterie della nostra città? Perché quest'estate, insomma, si è iniziato a lavorare per chiudere le buche grandi e piccole, almeno quelle più pericolose, no? In città. Anche se ci sono sempre cittadini che lamentano che in molte strade le buche persistono. Ecco, come vogliamo analizzare questa situazione? Io, sin dall'inizio, allora, del nostro insediamento, noi abbiamo iniziato un'opera di ricopertura delle buche con vari metodi. Abbiamo utilizzato quello tradizionale con l'asfalto a caldo con la sferifica, poi
Poi quest'estate abbiamo fatto un altro sistema che era caldo su caldo, che era un sistema, dico, molto efficiente, ma altrettanto oneroso, che ha dato buoni risultati. In quella fase abbiamo ricoperto oltre 800 buche, altre 900 avevamo fatto in precedenza. Adesso è stato pubblicato il bando e aggiudicata la gara in via provvisoria, si attende l'iter burocratico. Purtroppo, ahimè, devo dirlo, la burocrazia ci massacra, è un mostro. E io a casa mia oggi penso una cosa, domani la realizzo, la faccio. Nella pubblica amministrazione purtroppo non è così. C'è tanto di quell'iter burocratico che prima che ti attivi per portare a compimento una tua idea, un'opera che vuoi fare, i tempi sono molto molto lunghi. Però stiamo cercando dove è possibile di accelerare. Sarebbe opportuno a livello nazionale una norma che ci consenta, insomma, di alleggerire questa palla al piede che è la burocrazia, perché credetemi, giornalmente è una lotta continua contro questo mostro che ci blocca, al di là, insomma, di altri problemi. Però diciamo che stiamo cercando di superare anche questa situazione. Dicevo, è stato affidato questo appalto per altre 35.000 euro circa. Di lavori dovremmo fare, se non ricordo male, non vorrei sbagliare, un circa 900 metri quadri di buche. Purtroppo il nostro manto stradale non è eccelso, va manutentato continuamente. Non è perché nel passato, l'anno scorso, abbiamo fatto altre 900 buche, 1000 buche, finisce lì. Sono purtroppo in continua produzione le buche sul territorio, ma sta il nostro compito e muoverci per manutentare Soprattutto adesso che inizierà continuamente. la stagione Ma delle infatti piogge, le quest'estate, buche tendono sempre ad sì, ma allargarsi, quest'estate no? abbiamo Come cercato, dicono abbiamo dato tutti. un'accelerazione proprio per fare un ulteriore lavoro. Diciamo che sul territorio una buonissima parte di buche è stata fatta. Io invito, colgo l'occasione di questo vostro emittente per dire ai cittadini mazzaresi, noi abbiamo sul sito del Comune di Mazara abbiamo un'applicazione che è un'applicazione di segnalazioni, che possono essere le buche, che possono essere i pali della luce guasti, che può essere un problema di viabilità, un problema di rifiuti, insomma, qualsiasi problema ci possa essere, è questa applicazione disponibile per segnalare al comune e all'amministrazione comunale il problema. A noi come amministratori serve per monitorare gli uffici, per vedere la reazione, i tempi di reazione degli uffici e poi effettivamente per vedere se l'opera viene fatta o meno. È molto interessante, invito i cittadini a utilizzarla, è molto utile, semplice da usare. Si sta facendo qualcosa per i quartieri in tal senso, e io mi riferisco ai quartieri in genere della città, a Mazara 2, Borgata Costiera. Sì, diciamo per quello che mi riguarda, io abbraccio tutti i quartieri della città. Come avete visto, parlavamo un momento di buche, ma per quanto riguarda poi, ne parleremo magari più avanti, anche di altri lavori, è interessato tutto il territorio di Mazara. Non esiste il discorso periferia o centro, perché il discorso delle buche l'abbiamo fatto sia in periferia che al centro. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, di scerbatura, potature, si interviene su tutto il territorio nazionale, su tutto il territorio comunale, scusate. E se voi vedete, fate un giro per la città è un cantiere aperto. Cioè ci sono Io volevo parlare anche di questo. lavori Cioè, abbiamo visto ovunque. che la via Castelvetrano oggi era completamente intasata dal traffico per via di alcuni lavori, no? È chiaro che sotto gli occhi di tutti che la città è un cantiere È un aperto per cantiere, tanti aspetti, ma ma questo sicuramente produce un combacia disagio. l'orario, ecco, centrale delle giornate, perché le nostre strade obiettivamente non sono così larghe, anche l'inizio della via Castelvetrano, cioè dalla Corso Armando Diaz su per il passaggio Livello, sappiamo, le strade sono quelle, metti le macchine a destra e a sinistra, la carreggiata non è che sia tanto larga, però attualmente ci sono dei lavori che oggi per esempio hanno creato
Assessore, un grande traffico. Ma io capisco che intanto Magari questi si lavori. potrebbero cambiare orari di lavoro e permettere alle auto in transito di Allora, transitare, cercare di trovare una soluzione con le ditte appaltatrici. voi E poi cosa si sta facendo lì? sapete benissimo che quando si fa una gara d'appalto il sistema funziona al maggior ribasso. Ed è logico che una ditta che si aggiudica il lavoro tenda di ottimizzare al massimo i costi. Non può andare a lavorare come qualcuno mi suggeriva, ma questi lavori fatti di notte. Intanto vorrei vedere, insomma, un lavoro di scarifica o di posa dei tubi o anche la posa delle fognature fatta di notte con il rumore che fanno le attrezzature. Dico, non sarebbe il caso. E poi sicuramente lieviteranno i prezzi, ma di almeno il 300%, perché un lavoro notturno è uno straordinario, costa di più. Voglio dire, al di là del disagio per i rumori, insomma, che si Certo. vengono a creare. Io, per esempio, i lavori che stanno facendo sulla via Castelvetrano per la scarifica di una parte dell'asfalto, abbiamo chiesto alla ditta di non intervenire di prima mattina, perché le ditte iniziano già alle 7:30 a lavorare, ma è di iniziare dopo le 8:30, quantomeno dopo che viene alleggerito il traffico per i ragazzi che vanno a scuola o per chi va a lavorare. Insomma, e poi è logico, se intervieni in un'arteria principale, che crei un po' di disagio, però un po' di pazienza, quantomeno però abbiamo poi un'opera che è utile per la circolazione, per la sicurezza della circolazione dei nostri concittadini. Ecco, assessore, allora arriviamo alla stagione delle piogge, basta ammazzare, come si suol dire, che in siciliano fa quattro gocce d'acqua, le strade si trasformano in fiumi, no? E allora iniziamo a parlare delle caditoie, se sono pulite, se non sono pulite, com'è lo stato di queste caditoie, sappiamo che le nostre fognature sono davvero molto antiche, no? Antiche, molto antiche e vecchie, no? Che rischiano di scoppiare tra un momento e l'altro, e anche lì ci vorrebbero sempre tanti finanziamenti che diciamo è difficile avere. Spieghiamo questa situazione perché ogni volta che piova ci si ricorda, che piove ci si ricorda dell'assessore ai lavori pubblici, del sindaco, dell'amministrazione comunale. dell'assessore pubblici pro tempore, Pro perché magari tempore. 10 anni fa c'era la stessa cosa. Questo è un messaggio già che vuole dire che è una cosa che parte da molto lontano, no? Questa brutta situazione delle Sì. fognature, delle caditoie otturate. Intanto, una volta potevamo dire quattro gocce d'acqua, ora purtroppo il clima È cambiato. è quello che è cambiato. È sovente che ci sono questi acquazzoni che durano pochi minuti, ma hanno un'intensità tale da sversare un bel po' di acqua. Purtroppo la nostra, al di là delle caditoie otturate, che comunque già un primo stralcio noi l'anno scorso abbiamo fatto, ora già siamo pronti. Già abbiamo iniziato da una decina di giorni un secondo stralcio. Abbiamo dato un appalto per circa 32.000 euro per andare a fare. Io sul conteggio siamo sulle 800-900 caditoie. Un primo intervento l'abbiamo fatto già in tutte le caditoie vicino alle scuole, prima dell'inizio delle piogge, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo deciso di intervenire in quelle zone. Completato quell'opera, già. Da almeno 4 giorni la ditta si trova con due autospurgo nella zona della via Salemi, perciò farà tutta la via Salemi, perché quando ci sono questi soventi acquazzoni forti, la via Salemi purtroppo si trasforma in un fiume, in un torrente in piena. Lì stiamo intervenendo e abbiamo fatto una sorta di avere il piacere, insomma, di farlo vedere Certo, anche allora alla assessore, cittadinanza. qua abbiamo noi una cartina Sì. sulla quale voi ci state lavorando, assessore. Ecco Emanuele Campisi, sempre che ci guida nell'immagine, vuoi fare una zoomata? Qui abbiamo la piantina della città, Questa vogliamo è la spiegare? planimetria del centro abitato del comune Mazara del Vallo. Come vedete, ci sono tutti i quartieri. Il primo intervento, noi abbiamo qua un elenco di 12 interventi e sì, come inizio abbiamo messo come cronologia il quartiere della zona della via Salemi. Poi partiamo da. Perché è quello più a rischio Sì, quello quando più a rischio per piove. quello detto prima. Poi
Ma anche se già, diciamo, nel passato abbiamo fatto circa 900 caditoi che erano le zone un po' più a valle, dove insomma andava a depositarsi pure tutta l'acqua in discesa dalla via Salemi. E poi tutta una serie di zone, abbiamo la via Salemi poi alta, la zona di via Roma, zona La zona Macara, Macara è pure avvallata e lì è sempre a rischio piazza anche. Ina Malmazzarì, C'è zona Tre Valli, anche piazza Tre piazza Valli, Tre mi pare. Valli. Diciamo che nella piazza Tre Valli, già in un precedente intervento l'abbiamo fatta, la via Val di Mazzara, piazza Tre Valli, via Castelvetrano, via Val di Mazzara, già era stato fatto questo intervento. Con questo ulteriore Forse, intervento. assessore, servirà ancora più manutenzione, cioè dopo la prima Ma pulitura, dopo la prima no? pulitura, guardi, Cioè, ci sarebbe da fare attenzione. statisticamente da uno studio fatto proprio in 5-8 anni, dovrebbero riuscire insomma ancora a lavorare tranquillamente bene le caditoie. Ne ho parlato con i tecnici e mi dicevano che facendo questo tipo di Cioè, pulizia, basta pulirle una volta sola, sì, una giusto? volta E poi per. ogni anno fare quella Sì, ordinaria a sostanzialmente. fine estate. Noi purtroppo, molto probabilmente, il problema è stato questo, troviamo spesso e volentieri delle caditoie che sono proprio a livello, proprio non funzionanti. E lì, molto probabilmente, si tratta di caditoie non manutentate da almeno un ventennio addirittura, eh? Questo lo voglio dire. E ritornando al discorso prima delle piogge, anche se noi riusciamo a fare tutte queste caditoie. Sappiate cittadini che, lo dico chiaramente, che per la tipologia di tempo che noi abbiamo come tempo atmosferico, le piogge che ci troviamo a subire sono così forti che anche se noi abbiamo tutte le caditoie pulite, il rischio allagamento persiste. Perché la rete delle acque bianche, di scarico delle acque bianche, è una rete vetusta, è una rete non proporzionata per la quantità di acqua che può ricevere, perché progettata 30 anni fa. Siamo pronti con un progetto, ma da un punto di vista economico siamo fermi, ma lo stiamo presentando al lato idrico. Lato idrico è l'associazione dei comuni per quanto riguarda il servizio idrico integrato, perciò fognature, acqua, dove oltre a chiedere un finanziamento per il rifacimento di una buona parte della rete idrica, faremo anche richiesta del rifacimento di una buona parte della rete delle acque bianche di scarico, proprio per evitare quella situazione che succede, è ormai nota, a lungomare, quando ci sono le forti piogge, le caditoie che assorbono tutta l'acqua poi vanno a scaricare a mare e fanno saltare I tutti i tombini del tombini. lungomare, proprio per questa situazione, perché i tubi che ci sono all'interno sono di portata ridotta rispetto alla quantità che c'è, ma che quando sono stati progettati allora magari erano progettati in misura perfetta. Purtroppo il tempo cambia e anche Ecco, la comunque, superficie della città. assessore, lei ha già dei tecnici che lavorano su questa pianta. Sì. Questo è per dimostrare che tutti, ripeto, tutti i quartieri in modo cronologico verranno interessati. È vero che se c'è un'emergenza per una situazione particolare, c'è quell'app di segnalazione, ce lo fate sapere e noi dove riscontreremo l'effettiva emergenza interverremo magari così a macchia di leopardo. Ma ripeto, il nostro iter è seguire Adesso, questo piano cronologico. assessore Reina, in quale zona state lavorando per la pulitura delle caditoie? Questa è la zona 1, è la zona della via Salemi e traverse della via Salemi. Poi si passerà sulla via Salemi alta, poi andremo nella zona della via Roma e traverse e così via su tutto il territorio Della della città. città. Tutti i quartieri saranno interessati. Benissimo, Borgata Costiera e Mazzara 2, io dico sempre quartiere, anche lì pulitura, Sì, caditoie. assolutamente sì, assolutamente sì. E aggiungo tra l'altro che Borgata Costiera e proprio Mazzara 2, una quindicina di giorni fa, sono state interessate per una pulizia straordinaria e come piace a me sovente essere sul posto, sul cantiere, guardate, Mazzara 2, ho ricevuto da alcuni abitanti di Mazzara 2 un grazie con un bel sorriso, credetemi, di cittadini di Mazzara 2, che vedendo l'amministrazione che era là sul posto, che seguiva i lavori, dove abbiamo fatto
oso dire, un bel lavoro di pulizia di tutte le aiuole, di scerbatura, potatura degli alberi. Purtroppo le aiuole erano strapiene di rifiuti, non solo di erbaccia, ma di rifiuti. E l'invito è al quartiere di Mazara 2 di cercare di attenersi sempre di più alle regole. Le regole quali sono? La differenziata. Purtroppo non ci possiamo più permettere di non fare differenziata, perché il costo per la pulizia e il mantenimento del quartiere Mazara 2 per quanto riguarda i rifiuti rasenta il milione di euro. Siamo sui 900 mila euro l'anno. Solo per il quartiere di Solo Mazara 2. di Mazara 2 per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Perciò l'invito mio è forte a rispettare le norme, a regolamentarsi e procedere con la raccolta differenziata. Ha comunicato la settimana scorsa il collega, l'assessore Mauro, l'instaurazione di una isola ecologica per quanto riguarda la differenziata proprio nel quartiere di Mazara 2, per dare magari una mano a fare differenziata nel quartiere di Mazara 2. Assessore Reina, dall'acqua che abbonda nelle strade che si trasformano in fiumi e in laghi, andiamo all'acqua che manca nei rubinetti di casa, giusto? E allora sappiamo che in molti quartieri ci si lamenta in maniera continua, o quasi, no? Noi di Vivi Mazzara riceviamo tante segnalazioni. Santa Maria di Gesù, Non zona Macara, vi dico io quante ecco. segnalazioni ricevo, ma io ricevo molte segnalazioni, ma immediatamente mi attivo. Il problema della rete idrica del comune Mazara del Vallo. Io ricevo e poi ci attiviamo immediatamente perché abbiamo un accordo quadro con una ditta per un pronto intervento. Decine di chiamate settimanalmente per quanto riguarda i guasti della rete idrica. Che è quella che è? È quella che è. Solo che noi come possiamo intervenire? Possiamo intervenire nell'immediata esecuzione dei lavori di riparazione. Succede questo quotidianamente in tutte le zone della città. Il altro problema per quanto riguarda il problema idrico sono i pozzi intesi come strumentazione tecnica ed elettronica, cioè significa i quadri per la resistenza alle intemperie, al maltempo. Infatti la settimana scorsa è saltato con l'intemperie che ci sono stato un quadro. Sono cose che io ho trovato così. Parlando con un tecnico, dice: ma non è normale tenere dei pozzi così, perché alle prime intemperie salta il quadro con il rischio di bruciare le pompe. E le pompe sono pompe che hanno dei costi non indifferenti. Io intanto, io, l'amministrazione, abbiamo previsto l'acquisto di una serie di pompe pronte per l'utilizzo, perché spesso e volentieri quando c'è un guasto il problema è poi andare a acquistare una pompa, andarla a trovare. E in questo periodo, vorrei dire post pandemia, me lo auguro, ma purtroppo ad oggi ancora non è così, c'è difficoltà andare a le ditte hanno difficoltà a reperire le materie prime per la costruzione e gli elementi per la costruzione di queste pompe o dei prodotti in genere. Perciò noi ci siamo un po' portati avanti, anche se in questo momento non ci servono, però abbiamo in magazzino una serie di pompe pronte all'uso nell'eventualità ci sia un guasto. E stiamo lavorando per la messa in sicurezza proprio di quei quadri, in modo che se c'è uno sbalzo di tensione o causata per il maltempo, non si vada a bruciare la pompa, che ha un costo, ripeto, piuttosto esoso, ma salta magari solamente il quadro, che con poche centinaia di euro si può riparare, non facciamo danni Ma grossi. questi quadri vecchi, no? Che risalgono all'era proprio primitiva, non si possono sostituire, cambiare con quelli più Sì, ma innovativi? infatti ci stiamo al di là, insomma, che ripeto, Perché magari è chiaro che più in avanti precedenza andiamo non negli l'hanno anni, fatto assessore, fra più. 5 anni, se ci sarà un'altra amministrazione, se ci sarete voi, il problema delle cose vecchie rimarrà.
No, ma il problema, immaginare. guarda, io non voglio, Cioè, non sto dando le perché sono colpe. cose che si portano da un ventennio circa, No, sicuramente, ma dietro molto tante probabilmente. amministrazioni e tanti sindaci. Molto probabilmente le altre amministrazioni non l'avranno magari fatto per un discorso sicuramente valido, che è quello dei costi che hanno questo. Però è un investimento che tu vai a fare. Vai a spendere una certa cifra per mettere un quadro moderno che magari ti avvisa in tempo reale se c'è un guasto e Esatto. non invece magari il tecnico se ne accorge, se il guasto è di notte, se ne accorge l'indomani alle 7 per dire una notte intera senza erogazione di acqua. Ci crea poi un problema di pressione nella rete idrica, perciò le zone un po' più alte poi hanno problemi per poter attingere perché non arriva poi la pressione. Si sta lavorando proprio per questo, alcuni quadri già li abbiamo messi in opera con questi nuovi sistemi, pian pianino faremo, è tutta una questione di trovare le risorse e fare una sorta di investimento su queste cose. Non voglio dare assolutamente le colpe alle vecchie amministrazioni, assolutamente no. Magari non l'hanno fatto perché avevano il problema di andare a reperire le somme per poterlo fare. Insomma, assessore, abbiamo una città davvero vecchia, abbiamo una città vecchia senza sottosuolo anche, no? È una cosa incredibile. Intanto, gradisce un caffè? Offerto da te volentieri. Assolutamente, non lo faccio fare la signorina. Emanuele, chiede alla signorina, noi abbiamo caffè, guardi, siamo più assortiti nei gusti, mentre nelle precedenti trasmissioni c'era il classico caffè normale o il ginseng, adesso le possiamo offrire il caffè all'arancia, alla fragola, vero? Al caramello, c'è cioccolato anche, o alla pera, non lo so, qua c'è di Meglio tutto. di un bar, Qua è meglio di meglio di un un bar, bar, non meglio di lo un bar, so. Co co meglio di co un cosa bar. prendiamo? Vuole quella alla fragola? Va bene quello al caramello. Al caramello, c'è più al caramello, è Va finito. bene, Cioè, ha azzeccato proprio l'unico ok. che è finito, assessore. Allora, Emanuele, facciamo fare il caffè. Guarda, io ho l'impressione che alla fine, tra tanti gusti, è come quando vai in pizzeria, trovi 100.000 tipi di Prendi poi pizza e la solita, poi prendi prendi la una solita. quattro gusti, una capricciosa. Allora, prendiamo, io consiglio alla fragola, Va all'assessore. bene, proviamo la fragola, ascolto Il il tuo caffè alla consiglio. fragola, io tradizionale, amaro. Accetto il tuo Perfetto. consiglio. Per cui, assessore, dicevamo che la città ormai è vecchia, per cui abbiamo parlato un attimo dei rifiuti, della problematica dell'acqua, che è la cosa molto impellente, insomma, una città piena di problemi. Amministrare, voglio dire, le condizioni dove non ci sono risorse di un certo tipo è difficile. Lo sapevamo da prima, no? Voglio dire, non è una scusa. Come ho detto prima, poi oberati dalla burocrazia è ancora peggio. Però guardate, penso che insomma la città sta vedendo il lavoro che stiamo facendo. A breve partiranno, che già sono progetti esecutivi, la pista ciclabile che va dalla zona dal centro alla zona di Tonnarella, il Il terminal parcheggio, ci sarà il bus. Il parcheggio terminal bus a sempre. Tonnarella, insomma, un po' di lavoro insomma si sta facendo, anche dei piccoli lavori. Voglio dire, è stato già dato, affidato l'appalto per la continuazione del marciapiede sul lungomare all'altezza del porticciolo. Noi abbiamo un bel lungomare, poi c'è la pausa del porticciolo di San Vito e poi riprende. Era un pugno nell'occhio, insomma, questo Sì. tratto senza marciapiede, che poi era pure pericoloso per tutti i podisti, per tutta la gente che si fa la passeggiata, oltre ad essere brutto da un punto di vista estetico. Già abbiamo dato, affidato il lavoro, a breve la ditta inizierà. Questo lavoro doveva iniziarsi prima dell'estate. Ripeto, la burocrazia, autorizzazioni, situazioni varie, eccetera, eccetera, ci hanno portato con 3 mesi di ritardo sulla nostra tabella di marcia. Purtroppo il sindaco ci impone una serie di tabelle di marce, ma molto restrittive, molto veloci, e cerchiamo insomma di essere puntuali e precisi con Io so che quello. il sindaco vi fa correre a voi assessori, Eh già, sicuramente, sicuramente. E l'appuntamento è a 7 del mattino, alle 7 del mattino, briefing Io mattutino. so che c'è anche un gran lavoro da parte dei funzionari comunali. Altrettanto sì, io guardi, dopo il briefing con il sindaco sono immediatamente con funzionari del comune a girare per la città, magari di prima mattina quando ancora non c'è traffico, per
verificare alcune situazioni. Alcune situazioni siamo in grado di poter intervenire subito, altre un po' meno, però poi nel tempo riusciamo a dare una risposta alla città. Intanto, assessore, ecco, è arrivato il Questo caffè, guardi. è color fragola, proprio. O colore, è alla Pensavo che fragola. fosse il gusto. È alla fragola. Il nostro è Mi sempre fido, mi un cordiale fido. incontro, assolutamente, assolutamente non c'è trappola, anche perché se le si ferma, assessore, qui le buche nelle strade si allargano di più, le caditoie rischiano di non essere pulite, per cui siamo costretti a trattarlo bene anche per il bene della nostra città e dei Guardate, nostri cittadini. posso dire una cosa? Sui social spesso e volentieri. Ci sono qualcuno, magari qualche aggressione verbale, eccetera. Guarda, Sui questo social c'è libertà di parola fa e, parte assessore, è del. normale che voi venite attaccati e c'è anche chi si complimenta per il Guarda, lavoro che fate. ma quando io ho ripetuto un momento fa di presenza un cittadino o anche un messaggio di risposta, ti dà il semplice grazie o l'ok o lavoro eseguito. Guardate che da un punto di vista proprio ti dà uno stimolo fortissimo a fare sempre di più e a lavorare meglio. Purtroppo alle volte quando uno non riesce invece a fare un intervento in modo rapido, veloce, ahimè, io me ne dolgo, però la mia intenzione è quella di agire prima possibile. Guardate, assaggio il Assolutamente. caffè. Assaggiamo il caffè. Emanuele, vuoi dare una zoomata al caffè fragola dell'assessore Michele Ma Romina? è ottimo, E guarda. guarda, inquadriamo. Fai assessore, se avviciniamo la tazzina, ecco, avviciniamo la tazzina, ecco, benissimo. Vediamo il caffè fragola. No, no, il microfono ci penso Penso io. io, no, assolutamente. Mi sento a casa mia, mi sento a casa mia. Assolutamente, le tengo io la tazzina onde vediamo di Grazie. fare, onde evitare di fare la fragolata nei suoi pantaloni blu. Non vorrei che venissero fuori dei problemi con la sua signora, perché magari sarebbe costretta a lavorare a smacchiare i pantaloni. Sono Comunque, pure. come vogliamo tranquillizzare i nostri cittadini, assessore? Come vogliamo tranquillizzare i nostri cittadini che sui social si lamentano sempre? Guarda, io posso dire una cosa. Perché siamo sicuri che Nelle. se lei farà asfaltare 50 strade, ci sarà sempre una 51esima strada che si lamenterà. Assolutamente sì, e hanno ragione, voglio dire, non posso dargli torto. L'unica garanzia che io posso dare, se può servire, è quella che ho sempre dimostrato di essere una persona attiva, di essere una persona che ha a cuore il bene della città, che ha a cuore la possibilità di dare più prima possibile un servizio decente alla città. Se c'è un guasto, se c'è un intervento da fare subito, siamo pronti ad intervenire. Poi se sono pronto ad accettare qualsiasi tipo di critica. Quando la critica però è basata su un fondamento, se invece è fatta perché c'è solo e esclusivamente un attacco personale, questa non l'accetto. O se chi vuol criticare si nasconde dietro uno pseudonimo o un'identità falsa, questo è ancora più ridicolo e vigliacco, oserei dire. Bene, mentre lei continua a finire il Stato caffè, la di mio fragola. gradimento, ottimo, Bene, appoggio. nelle precedenti edizioni noi l'abbiamo invitato a fare il brindisi con il vino rosso. Sì, ricordo Poi benissimo. abbiamo visto che, insomma, Ha avuto degli effetti. chiudevamo il programma con effetti veramente incredibili. Allora noi qui Radio Politica non l'abbiamo dimenticata, no? Ah, Qui guarda. non c'è nessuna intercettazione. Assolutamente, anche perché, ma funziona ancora Emanuele? Sì, ok, tanto non ha funzionato mai, né con le batterie, né a corrente, e la polvere aumenta, anzi la signora delle pulizie, guarda, ha fatto un danno, ha pulito la radio, non Ah. doveva pulirlo perché ha perso il suo valore. Radio Politica e le prossime elezioni regionali, sappiamo che si voterà il prossimo ottobre del 2022, e allora, da un Meno di un punto anno, meno di un Meno di un anno, anno, da meno un di un punto anno. di vista personale, come vedi la città di Mazara del Vallo nel cammino verso le regionali? Questo è quello che vuole sapere Radio Politica, perché le intercettazioni ci Ci sono, saranno, però ci li saranno. tireremo fuori al momento opportuno. Mazara, come sempre, esprimerà un discreto numero di candidati.
sono sicuro, estremamente sicuro. Un discreto assessore, si parla di 7-8 candidati solo no, a Mazara poi, del Vallo. Di candidati veri parlo io. Ah, ci sono quelli falsi pure. Di candidati veri. Di candidati quelli veri, di passaggio. Candidati veri, candidati che hanno validità di essere eletti. Ci sono candidati che fanno la candidatura per una... Di servizio. Voglio dire, ci sta. Spieghiamo cosa significa la candidatura di servizio. La candidatura che ci guarda serve per portare voti alla lista. Alla lista. Alla lista, ecco, alla lista. Poi c'è la candidatura per cercare di conquistare il seggio all'ARS, no? All'Assemblea regionale siciliana. Mazara esprimerà 2, 3, anche 4 candidati che possono insomma avere tutte le carte in regola per poter essere eletti. Per quello che ci riguarda, io ho in mente già una serie di soggetti che già sono nelle condizioni di essere eletti. Ma, nel senso che lei già avrebbe la persona già pronta a votare? Ma io un bel candidato, bel candidato ce l'avrei, che non è tra questi, insomma, che si possono candidare, però vediamo. Attenzione, questa è una notizia, Radio Politica la combina sempre. Ci possono essere delle novità. Se è caduto il microfono, assessore, là vicino? Sì. Ci possono essere delle novità. Sì. Aspetteremo, insomma, a giorni cosa uscirà. Ma breve, molto probabilmente qualche cosa di nuovo potrebbe uscire. Vediamo cosa uscirà dalle segreterie politiche. C'è molto fermento, lo sappiamo. Assolutamente sì. Diciamo, qualcosa uscirà fuori dopo gli accordi politici fatti per le amministrative di Alcamo, di Calatafimi. Alcamo, insomma, il risultato di Alcamo è stato chiaro su alcune cose. Si è confermata Roccaforte di Stellata, ecco, sì, Stellata. Abbiamo visto, insomma, delle compagini politiche emergenti, dei gruppi, insomma, che non hanno dimostrato proprio un buon risultato. Qualche partito ha pure insomma rischiato di non superare il 5%. Secondo me andava affrontato un po' diversamente questa situazione, con l'unione di più gruppi per poter raggiungere l'obiettivo. Purtroppo alle volte in politica il personalismo non paga, perciò qualche bagno di umiltà a qualcuno non farebbe male per riuscire insomma a dare veramente la propria impronta e raggiungere l'obiettivo, insomma. Ma a livello regionale, la Mazara del futuro, che candidato di schieramento politico potrebbe avere all'ARS? Se riuscirà ad averlo, perché sappiamo che dalla prossima competizione saranno in 5 dalla provincia di Trapani ad essere presenti a Palazzo d'Oro. Come detto prima, noi a Mazara attualmente abbiamo un deputato regionale, abbiamo un assessore regionale, ex deputato regionale. Diciamo che le condizioni per poter eleggere almeno uno di questi prossimi candidati sicuramente c'è. Io non penso più di uno, perché con la nuova legge, insomma, che si è ridotto il numero dei candidati, penso che non più di uno. Fare il gioco degli altri, insomma, e far sfuggire un rappresentante della città di Mazara del Vallo sarebbe un errore gravissimo. Un errore gravissimo che spero che, insomma, che la città di Mazara non faccia. Perfetto, questo vuole essere anche un messaggio da parte dell'assessore Michele Reina, perché in effetti già voci di corridoio, anche Radio Politica sta lavorando su una raccolta di papabili candidati alle prossime regionali, e sappiamo che ci sono dei pezzi davvero forti che si muovono da tempo, che lavorano da tempo per cercare di raggiungere il traguardo, cercando di portare la città di Mazara del Vallo a Palazzo d'Orleans. Per cui ci sono, si parla dell'avvocato Giulia Ferro, si parla di nuovo dell'onorevole Tancredi, dell'assessore Scilla. Diciamo, questi sono i candidati, diciamo, quasi ufficiali. Poi ci sono altri nominativi che per ora si sentono, ma non c'è nulla ancora di ufficiale. Sono sicuro che prima
della fine del mese, insomma, qualche altra novità possa uscire. Questo è l'effetto del caffè fragola. Prendetelo, che è buonissimo. Prendetelo perché vi fa tirare fuori il nome, e poi è colpa di Radio Politica. Allora, terminiamo qui questo appuntamento. Assessore Reina, cosa vuole dire ai nostri cittadini? La cosa che voglio dire ai cittadini di Mazara del Vallo è questo: Mazara è strapieno di problemi, no pieno, è strapieno di problemi. Noi, se una nota a nostro favore è che li stiamo affrontando. Risolverli non è facile, però quantomeno c'è l'impegno forte di affrontare un problema, non è metterselo, buttarselo dietro le spalle o far finta di niente, li stiamo affrontando. Qualcuno, insomma, lo stiamo risolvendo. Dateci tempo che i risultati verranno. Tra l'altro, nel 2022, al di là delle opere di ordinaria manutenzione che stiamo facendo, eccetera, verranno alla luce tutta una serie di progetti già preparati per il discorso burocratico, arriveranno alla luce. Perciò saranno poi delle soddisfazioni. Volevo dire una cosa: in questi giorni abbiamo iniziato la potatura straordinaria degli alberi del lungomare San Vito. Perché abbiamo fatto questa potatura? Perché alcuni magari ci criticano il problema che gli alberi vengono potati in un modo Ah, particolare, devono eccetera. essere potati ogni anno, Sì, assessore. intanto questi alberi era da qualche anno che non venivano potati. Purtroppo questo inverno, l'inverno scorso, sono successe che dei rami sono crollati facendo dei danni, e per fortuna solo a delle cose, non alle persone. E ultimamente, una quindicina di giorni fa, un albero di Sommacco, solo perché c'era un po' di vento, si è staccato. Abbiamo fatto fare una verifica a tutti questi alberi del lungomare. Purtroppo già ne abbiamo intercettato un 3-4 che vanno completamente tolti perché svuotati all'interno. Perciò pericolo di crollo in qualsiasi momento. E abbiamo fatto una potatura un po' più forte proprio per una questione di sicurezza, perché con l'approssimarsi della stagione autunno-invernale, con i venti forti, c'è il rischio che qualche albero poteva crollare. Già 2 anni fa ne era crollato uno e per fortuna non ne aveva fatto danni. Ecco, io voglio chiudere per, come dire, dare un senso di vicinanza e di solidarietà agli abitanti di Quarara, di Contrada Bocca Arena. La nostra testata giornalistica Vivi Mazzara è vicino come informazione alla problematica del ponte. Ne abbiamo parlato con il sindaco nei Sì. giorni scorsi ed è stato chiaro il sindaco, poi c'è stata la riunione in prefettura, eccetera. Magari più avanti ne parleremo perché saremmo ripetitivi, perché allo stato Assolutamente. attuale non abbiamo altre novità. Novità. Però mi sembra giusto esprimere dal gruppo Campisi, da Vivi Mazzara, sicuramente dall'assessore qui presente, la massima vicinanza e solidarietà a tutti gli abitanti di Contrada Boccarena, di Quarara, tutte quelle che stanno soffrendo in questo momento per via del collegamento diretto che c'era col ponte che ahimè è bloccato a causa dei lavori che inizieranno a breve. Per il ripristino del ponte, ripeto, si parla di circa 300 giorni di lavoro, ma dobbiamo dire che gli abitanti di quel quartiere sono in subbuglio, sono in agitazione, un'agitazione pacifica, l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, e da fonti e media abbiamo appreso che domenica mattina ci sarà una manifestazione. In segno di protesta, ripeto, pacifica, per mandare un segnale a tutti, ma potrebbe essere l'inizio di una serie di lunghe proteste, assessore. Guarda Piero, la nostra presenza e la nostra non inizia da ora. Sin dal primo giorno il sindaco, l'amministrazione comunale e il consiglio comunale è stato presente in quel quartiere, nelle varie riunioni domenicali che ci sono state. Domenica noi saremo là con il sindaco in prima fila a manifestare e a difendere
diritti di quel quartiere, degli abitanti di quel quartiere. È interesse comune a tutti che il ponte venga riaperto prima possibile, in modo da alleviare questo disagio. Io, per quanto riguarda con la mia delega, appena saputo della chiusura del ponte, ci siamo attivati immediatamente su iniziativa del sindaco, proprio per cercare di ripristinare al meglio quelle strade da un punto di vista della viabilità, buche e di serbatura, anche sui tratti non di nostra competenza, perché questo tratto alternativo, una parte è comunale, ma una buona parte è una strada provinciale e l'altra strada statale. E le continue pressioni da parte del sindaco nei confronti del libero consorzio, anche con toni alle volte forti, proprio per ottenere il prima possibile le migliorie di quel percorso alternativo, che deve essere un percorso sicuro. E ad oggi, diciamo, questa sicurezza non c'è, nonostante tutti gli sforzi di competenza del comune che sono stati fatti, perché di competenza di altre amministrazioni, provinciale e statale. Noi domenica saremo là, col sindaco, ripeto, in prima fila, come sempre fatto, perché il sindaco veramente ci sta mettendo anima e corpo per cercare una soluzione, a questo problema. Il sindaco oggi è partito, è andato a Roma con una serie di dossier dietro per risolvere alcuni problemi della città di Mazara del Vallo. Speriamo che, insomma, possa ritornare con buone notizie. Assessore, grazie di essere intervenuto qui su Vivi Mazzara. Appuntamento nelle altre edizioni di Vivi Mazzara, il nostro speciale cordiale incontro a cuore aperto con i nostri ospiti. Grazie a voi e buonasera a tutti.